Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video svuota la spesa. Sono stata alla Lidl, c'erano un sacco di cose natalizie e quindi questo sarà un svuota la spesa speciale Natale, anche se in realtà non ho preso solo ed esclusivamente cose natalizie, ma ho anche fatto la spesa, diciamo, quella classica, quella normale. Quindi partirei dalle cose classiche, quelle comunque che voi andate a comprare tutto l'anno, poi alla fine vi faccio vedere quelle cose che invece sono tipicamente natalizie. Ma cominciamo subito con il primo prodotto, che è il classico dei classici, che sono le mele. Ho preso due confezioni di mele, queste qua, quelle più un pochino più piccole. Poi una confezione di carta forno, questa qui. Io uso sempre questa e mi trovo benissimo, anche perché la roba davvero non si attacca, quindi mi trovo benissimo. Poi una confezione di nastrecce, queste qui a forma di animale. Io le prendo perché sono piccoline, quindi sono veramente comode come snack e sono anche carine. Se avete visto qualche mio svuota alla spesa precedente da Lidl, sapete che io le ho anche già prese e che comunque le trovo carine. Ho preso poi una confezione di sacchetti per il congelatore, quelli di forma media da 3 litri, questi qua. Con questi io mi trovo bene, sono molto resistenti e sono economici, quindi mi trovo benissimo. Una confezione di cotton fioc, questi qua classici della Sien. 2 litri di latte scremato, questo molto classico. Una confezione da 6 di uova fresche di questa marca. Poi ho preso un prodotto che da Lidl esiste da tanto tempo, ma che per me è nuovo, e sono i panini al latte, questi qua. Io li avevo già presi di altre marche, però questi di Lidl no, e li voglio provare perché secondo me sono buonissimi e molto più economici. Poi ho preso i biscotti per la colazione, a me piacciono molto questi qua, che hanno questa forma, sono molto leggeri, sostanziosi al punto giusto, quindi a colazione li mangio volentieri. Poi ho preso una confezione di zucchero, zucchero bianco classico, e una confezione di farina. Poi ho preso una confezione di sapone liquido alla profumazione melagrana, questo qui così grosso perché io poi lo uso per le mani, quindi vado a ricaricare quello più piccolo e questo qua mi viene proprio comodo comodo. Adesso possiamo passare ai prodotti che ho preso tipicamente per Natale e che sono comunque prodotti natalizi. La prima cosa che voglio farvi vedere, anche se di per sé non sarebbe un prodotto natalizio, ma io l'ho preso esclusivamente per Natale, è il caffè in chicchi, quello da macinare. Ho preso questo perché era quello più economico, perché mi serve semplicemente per andare a creare delle confezioni e delle decorazioni natalizie, perché comunque il caffè in chicchi è più bello a vedersi, quindi magari per andare a creare una confezione regalo con un barattolino di vetro, tutto magari decorato per Natale con il caffè dentro, è sicuramente più bello a vedersi. E quindi il caffè in chicchi, anche se non è un prodotto di Natale, io l'ho preso per Natale perché mi serve a questo scopo. Adesso invece vi faccio vedere prodotti che sono proprio natalizi. Il primo è questo, è una scatola, sono 3 scatole in realtà, perché dentro a questa scatola ce ne sono altre 2 che poi andando a metterle una sull'altra andranno a creare questo disegno qua. Vedete? La scatola in fondo, poi c'è il viso di Babbo Natale e il cappello. Quindi andandole a mettere una sull'altra, poi verrà una confezione di questo tipo. E questo è un regalo di Natale che io sicuramente farò, magari andando a mettere dentro le scatole altri piccoli regali, quindi comunque andrò a creare una confezione di questo tipo. Ero indecisa se prendere questa scatola in realtà quando l'ho vista, però poi mi è venuto in mente appunto di usarla come regalo di Natale e allora l'ho presa, anche perché stavano finendo e ho pensato di prenderla adesso perché poi magari non la trovo più. Un'altra cosa che è sicuramente tipicamente natalizia sono le luci per l'albero di Natale. Sono andata a prendere anche le luci per l'albero di Natale perché mi ero ricordata che l'anno scorso, quando stavo facendo l'albero, stavo mettendo sulle luci, un filo di luci si era completamente bruciato, quindi diciamo che il mio albero era rimasto più buio. Quest'anno mi è venuto in mente e allora ho detto corriamo ai ripari e ho preso una confezione di luci. Credo che sia un filo abbastanza corto, in realtà non ho neanche guardato la misura perché ce n'erano 2 tipi, questo costava meno e comunque va bene, nel senso che anche se non è un filo lunghissimo va benissimo perché renderà comunque l'albero più luminoso di quello che è adesso con le luci bruciate, ecco.
Poi ho preso un prodotto che io non avevo mai visto in altri periodi dell'anno, quindi diciamo che sono arrivata alla conclusione che probabilmente lo hanno messo per Natale ed è il sugo di orata, questo qui della marca Deluxe. Il sugo di orata è una cosa che mi attira, devo dire che non l'ho mai assaggiato, però il sugo di branzino mi è sempre piaciuto molto e secondo me il sugo di orata un po' ci assomiglia, quindi ho deciso di provare appunto questo sugo di orata. Un altro prodotto che non avevo visto gli altri periodi dell'anno è questo dessert cioccolato e caffè, ce n'erano tanti tipi, c'era il cioccolato al latte, c'era un altro gusto, forse era al lampone, non ricordo, comunque io ho preso questo cioccolato fondente e caffè che si presenta così, secondo me è una crema al caffè sotto e il cioccolato sopra. Insomma, una di quelle cose sfiziose che io ogni tanto mi compro, perché pur essendo magra e pur non essendo neanche golosa, ogni tanto mi fa piacere comprare cose di questo genere. Quindi diciamo che io sono golosa solo qualche volta. Quando mi beccate nel momento giusto, vado a comprare questa roba qui. Poi ho preso tre confezioni di mandorle di queste qua, tre confezioni perché io per Natale farò il croccante con le mandorle. A proposito, c'è già il tutorial sul mio canale di come si realizza, è molto facile e buonissimo, quindi vi consiglio di provare a farlo durante le feste perché è anche una di quelle cose che poi si può presentare in tavola e sicuramente fate bella figura perché è una cosa che di solito piace a tutti ed è veramente facilissimo da realizzare. Quindi, siccome voglio farlo a Natale, voglio anche regalarlo, ho pensato di prendere tre confezioni di mandorle. Poi vi faccio vedere gli ultimi tre prodotti alimentari e poi passiamo alle cose di Natale non alimentari, anche se in realtà vi ho già fatto vedere le luci che non sono alimentari, ma vabbè, non importa, io questo video lo faccio così con spontaneità. Ho preso i biscotti con le mandorle e il cioccolato sotto, questi qua. E poi quelli classici che prendo tutti gli anni, che sono quelli al marzapane, e ne ho preso due tipi. Questi, proprio nella confezione, nel sacchetto, ho scelto il cioccolato fondente perché c'è anche il cioccolato al latte. E poi ho preso una confezione piccolina di questi qua rotondi, perché comunque questi sono anche belli da mettere nel piattino di Natale, quindi insomma sono cose che mi fanno proprio Natale e non ho voluto esagerare con questi biscotti perché comunque sono buonissimi ma sono anche parecchio sostanziosi. Quindi ho pensato di prendere solo tre cose giusto simboliche, poi farò anche dei regali di Natale, quindi magari una di queste confezioni la regalo, insomma vediamo. Però per il momento ho preso questi. E adesso passiamo a tutte le cose non alimentari che ho preso per Natale. Vi ho già fatto vedere le luci. Ho preso due asciugapiatti in un'unica confezione. Una è a quadri bianca e verde con la renna e poi l'altra è verde tinta unita e ha la scritta Merry Christmas col cappellino e sono due asciugapiatti. Questa è una cosa che mi piaceva tantissimo, io credo che alla fine la terrò per me, però diciamo che quando l'ho presa ho pensato la regalo a qualcuno. Magari quei pensierini che dovete fare per Natale, sapete, magari qualche amica di mia mamma, cioè proprio quei pensierini, però in realtà portandola a casa ho detto no, piace a me, quindi sicuramente alla fine me la tengo. Poi ho preso tutte quelle cose che servono per decorare l'albero, decorare la casa, decorare i pacchetti, fare i bigliettini, quindi insomma ho preso una serie di cose di questo genere. Il primo è questo, che lo andiamo ad aprire insieme perché secondo me così non si capisce. Sono di legno, c'è l'alberello di legno, vedete se stesse fermo, forse riuscireste a vederlo meglio. Ecco questo qui. Poi c'è questa versione che è un pochino più corta, fatta così. Insomma, ci sono alberi di vario genere. E a me piacevano, mi sembravano carini. Vedete, poi sulla corda c'è la pallina di legno e il pacchettino regalo. Quindi insomma mi sembrava una decorazione carina, fatto così. E poi questo, fatto in questo modo. Quindi insomma questi costavano poco, mi piacevano. Ho pensato che comunque possono abbellire sia l'albero di Natale sia un pacchetto regalo, perché comunque essendo piccolini voi potete anche legarli a un pacchetto regalo, nulla ve lo impedisce. Quindi sono comunque decorazioni carine. Poi ho preso le mollettine con la renna, queste sono mollette classiche, vedete qua, e poi davanti c'è la renna, credo che sia di feltro perché è morbida, quindi non è di plastica, è una cosa comunque di feltro o di panno Lenci, insomma quel materiale lì. E mi sembravano veramente molto carine da aggiungere a un pacchetto di Natale o a un bigliettino. Poi a proposito di bigliettini e pacchetti ho preso degli stickers, allora ho preso questi.
che sono stickers natalizi, tipicamente natalizi, sono credo due fogli o tre fogli. Sono tre fogli, però ve lo faccio vedere dietro perché forse capite meglio. Spero che vediate qualcosa, comunque sono questi qua. E vedete, si presentano in questo modo, così. Spero che qualcosa abbiate visto. Comunque sono degli stickers che voi potete andare a mettere sia sul pacchetto regalo che sul bigliettino, piuttosto che su una cornice, perché qua ad esempio c'è una figura di una cornice che è stata decorata con tutti questi adesivi, quindi diciamo che sono multiuso. Poi ho preso una cosa per andare a creare i pacchetti fai da te, vedete dietro diventano poi così. E questi sono tutti gli adesivi che servono per andare a realizzare questi pacchetti, ma anche in questo caso secondo me si possono anche fare dei biglietti, quindi insomma dipende un po' quello che voi volete. Poi ho preso altre decorazioni sempre per i pacchetti o per l'albero di Natale. Questa volta abbiamo il cartoncino grezzo, diciamo così, con lo spaghetto rosso. Voi potete andare a mettere il nome, potete comunque decorarlo con altri stickers, insomma potete andare a creare quello che volete. Invece in questo caso sono già decorati, quindi questi due decorati e questi diciamo da decorare, ed è una cosa che comunque mi sembrava carina. Poi ho preso i classici adesivi per i pacchetti regalo, questi sono proprio quelli classici, però era una cosa comunque che mi serviva. Vi chiedo scusa per il rumore di sottofondo, ma c'è l'allarme di una macchina che continua a partire, a spegnersi e a ripartire, quindi abbiamo questo sottofondo di allarme, però non vi preoccupate, tutto tranquillo e nella norma. E poi ho preso delle buste e dei biglietti natalizi, c'è la busta rossa e c'è il biglietto. Adesso lo apriamo così vediamo insieme com'è il biglietto, perché non sono riuscita comunque a capire com'era fatto all'interno, quindi vediamo un po'. Allora, questa credo che sia la busta rossa fatta così, che è anche carina con questa chiusura, molto molto bella. Vediamo se riesco ad aprirla senza fare danni. Ok, ah ecco, c'è la busta fatta così e il biglietto bianco dentro, quindi questa è la busta con il biglietto. E poi qua c'è invece ci sono due buste diciamo normali bianche per andare a riporre questi, e questo è uguale, però è nero anziché rosso. Beh, comunque sono carini questi qua, perché sono quelle cose che secondo me si uniscono a un pacchetto e vanno sempre bene. Uno ha le stelle fatte in questo modo e l'altro invece ha queste stelline un po' più stilizzate, diciamo, fatte così. Bene, questi sono tutti i prodotti che ho preso oggi da Lidl, compresi quelli natalizi. Fatemi sapere nei commenti se avete comprato qualcosa anche voi a tema natalizio. Io vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.